Cari amici di EnduChannel, ben ritrovati. Oggi un'altra puntata del nostro percorso formativo. Come aula abbiamo le pale di San Martino e come professore Mr. Jonathan Wild, 6 volte campione del mondo. 6 volte, ma oggi 7. 7 sono i segreti che ci svelerai per il buon allenamento. Sì, ci proviamo oggi. Ci vediamo e seguiteci. Volkswagen. L'allenamento è importante, fondamentale, perché dobbiamo arrivare a quel giorno della gara o comunque a praticare 3 anni preparati. In tutto questo è importante anche essere affiancati o da un coach, da un allenatore, ma soprattutto conoscere le regole base dell'allenamento. Sì, l'aiuto dall'esperienza da un allenatore è molto utile, ma anche a capire come mai questo allenatore dà un tipo di allenamento. E una di queste regole basi è la progressione, cioè l'aumento dei carichi in modo moderato. Come avviene? Soprattutto per il beginner è importante capire, ok, se vogliamo fare qualcosa di nuovo andiamo piano piano all'inizio e poi aumenta l'allenamento durante l'anno. Settimana in settimana ogni quanto caricare in più, quanto aggiungere? Ma si può dire, sì, non è una regola, ma 10-15% di volume in più si può fare. Se fai oltre quella magari diventa troppo per il corpo a gestire all'inizio. Bravo, hai seguito bene. Secondo consiglio, dove e come correre? Dove? Sì, ma il nostro pacco giochi è qui in montagna, è sul terreno naturale. Molto utile fare allenamento specifico sul terreno che ti trovi, magari in gara o il tuo allenamento fuori strada. Quindi passiamo dai sassi all'erba, al fango. A giocare un po' con il terreno. Inoltre si può fare allenamento specifico per una salita, per esempio, se manca il sfiato per arrivare in cima, fai ripetute. Ripetute in salita? Sì, più veloci rispetto di solito per allenarsi la parte anaerobica, per allenarsi la forza di muscolatura. Questo era il secondo consiglio. Questa salita e questo livello di pendenza è così importante? Sì, ti trovi ogni tipo di pendenza durante la corsa, soprattutto durante le gare. Quando diventa ripido, il mio consiglio, soprattutto per un beginner, invece di forzare a correre, cambia per camminare. Anche questa si può allenarsi per essere meglio, per abituarsi. Come? Dai, guarda così. Sempre poggia su avampiedi. Provi anche tu adesso. Bravo, bravo, bravo. Stai facendo bene. È un po' come l'abbiamo vista nella scorsa puntata. Esatto, bravo. Ok, va bene, ho capito. Io ho un po' di problemi in discesa. Sì, tu fai magari un po' di paura in discesa, fai un po' di pratica, fai un po' di ripetuto su una discesa. Dopo hai fatto 5-10 volte, ti conosci meglio il terreno e poi stai diventando più sciolto. Quindi ripetere più volte la discesa. Esatto, stai allenando tua debolezza proprio. Per affinare anche la sensibilità del piede e la sicurezza dell'appoggio. Esatto, dopo stai memorizzando proprio il terreno e poi dopo prendi anche la competenza. E anche questo è allenamento, anche la discesa. Infatti, sì. Ok. J
Jonathan, allora abbiamo visto come si corre in salita ma anche in discesa per allenarsi anche quando si corre verso il basso. Ma quindi se devo fare una gara, per esempio ho visto un profilo altimetrico con alcune salite seguite subito da discese, come faccio ad allenarmi? È importante che la muscolatura adattano per questo tipo di corsa. Per esempio in discesa c'è sempre un po' di impatto e poi quando vogliamo ancora salire è una cosa di allenarsi. Fai le ripetute, non deve essere tanto lungo, prima la salita, dopo la discesa e poi dopo la salita. Così tu hai già la fatica nella muscolatura dopo la discesa e poi ti devi ancora salire. Ok, quindi è un adattamento alle diverse condizioni, cioè chiediamo ai nostri muscoli di adattarsi in base al tipo di terreno che troviamo. Esattamente. Jonathan, però, certo, tu sei fortunato perché tu vivi in questa palestra a cielo aperto, in un paradiso. Le nostre palestre sono invece in città. Allora mi chiedo, com'è possibile dal lunedì al venerdì allenarsi per il trail running? Esatto, non è una sostituzione dalla corsa, ma lavoro in palestra è anche molto utile per tutti, per rinforzare l'articolazione e anche la muscolatura. La palestra è una cosa che dobbiamo anche mostrare. E poi, non so, in città hai qualche altro piccolo segreto, per esempio per simulare una corsa in montagna? Ci sono posti sempre in città molto utili per allenarsi anche in montagna, per esempio quando ti trovi il scalino, quella è proprio una parte della città molto utile per simulare la salita. Bene, allora mi hai dato un ottimo spunto. Non andrò più in ufficio prendendo l'ascensore, ma farò le scale. Bravo, ci sono tanti che fanno proprio così per allenarsi durante orari lavorativi. Perfetto, seguirò il tuo consiglio. Dai, ogni tanto una sfida è ben bella da fare, ma per concludere un allenamento è importante anche fare il defatigamento per la muscolatura. Sì, hai ragione, il defatigamento, ma io oggi volevo sfidarti un po'. Volevo concludere quando l'allenamento, quando l'allievo batte il maestro. Contro un vecchio campione o una vecchia caprone. Io un vecchio caprone. Il settimo consiglio allora qual è? L'ultimo consiglio è recuperare dopo l'allenamento. Ci vuole allenamento per migliorarsi, ma per caricare allenamento ci vuole il recupero. Queste sono due cose che devono andare insieme. Ma nel recupero, a parte reintegrare con un post-workout, quali altri piccoli segreti per migliorare il recupero? È una cosa più facile fare un bagno caldo per aiutare la muscolatura a rilassare un po'. Okay. Inoltre si può fare un sports massage. Grazie per questi 7 preziosi consigli. Dunque, se il video vi è piaciuto, lo volete condividere con gli amici, mettete like e ci vediamo alle prossime puntate. Ciao!